C'è da dare un governo a questo paese, questa è un'esigenza conclamata, l'abbiamo ascoltata da tutti gli interlocutori sociali e credo che nessuno metta in dubbio questo elemento. Il Presidente della Repubblica ha fatto la sua parte in modo correttissimo sul profilo costituzionale, ha chiamato il rappresentante delle forze politiche della coalizione più rappresentati in Parlamento e gli ha detto prova a formare un governo senza dimenticare, Presidente della Repubblica, il quadro e le difficoltà. Governo sì, governabilità ok, ma senza cambiamento non ci può essere né governo né governabilità, perché verremmo meno a un'indicazione profonda che ci vende l'elettorato. Ecco. Voi di questa indicazione, di questa esigenza, siete dei grandi e nuovi protagonisti. Lasciatemi dire per sincerità, non siete esclusivi, potete dire. Noi stessi, noi, la mia forza, quella che è arrivata seppur di poco prima, sente profondamente questa esigenza. Io ho in testa un governo che apre la legislatura dicendo avviamola questa legislatura, avviamola su alcuni essenziali punti di cambiamento. Sul fronte sull'acuto fronte sociale e sul fronte della democrazia, della moralizzazione della vita pubblica e della riforma della politica. Io devo dire, l'ho ascoltata, per me, come per tutti noi, è la prima esperienza in politica e mi sembrava un po' di stare a sentire una puntata di Ballarò, francamente. Sono 20 anni che noi sentiamo queste parole e noi non incontriamo le parti sociali perché noi siamo quelle parti sociali. Sono 20 anni che voto e sono 20 anni che sento parlare delle stesse cose personalmente. Io e le persone che siamo poi nel Movimento 5 Stelle. Lei diceva solo un insano di mente potrebbe avere adesso la tentazione di voler La governare. fregola, poi La fregola, tentazione la fregola. consentita. Noi siamo quegli insani di mente perché noi abbiamo un progetto politico a 30 anni per questo paese. Veramente non ce la sentiamo di poter fidarci, ecco. Inviterei a una riflessione tutti quanti, perché qui non è purtroppo non è Ballarò. Purtroppo non è Ballarò, che se siamo in streaming, qui è una roba seria, eh. O governo 5 Stelle o governo 5 Stelle per noi. Basta. E che cosa vuol dire governo 5 Stelle? Quindi comunque voi chiederete l'appoggio a quelle forze politiche a cui oggi dite no perché avete governato da 20 anni e quindi li metterete all'interno di una rosa di ministri? No, allora, noi abbiamo 20 punti di programma e nel momento in cui dovesse esserci data diciamo, affidato l'incarico di formare un governo, noi potremmo mettere in campo, a differenza degli altri partiti, una cosa che gli altri non hanno, che è la credibilità. I numeri dove li prendete? Perché la credibilità non fa numero né alla Camera né al Senato. Poi dovrà essere responsabilità anche degli altri partiti. Aspetta, no, no, va bene, ok, perdonate. Io vi ho detto che noi mettiamo in campo una cosa in più che gli altri partiti non hanno, che è la credibilità. Quindi questo è quello che mettiamo in campo. Quindi oltre a un programma che per certi versi è stato condiviso anche nei suoi contenuti, mettiamo in campo questa cosa che è la credibilità.